Saper L'ex dire governatore del Molise Paolo Di Laura Frattura risulta indagato dalla Procura di Cassino si per riuscirà istigazione alla corruzione nell'ambito dell'inchiesta nell'ambiente. relativa agli appalti per l'efficientamento energetico del comune in provincia di Frosinone. Nei suoi confronti è stata emessa una misura cautelare interdittiva, con il divieto di svolgere sotto qualsiasi forma l'attività imprenditoriale per 12 mesi. Con Frattura risultano indagati anche Salvatore Fontana, coordinatore provinciale di Frosinone di Italia Viva e all'epoca dei fatti consigliere comunale di Cassino, e Stefano Amadori, imprenditore dell'Emilia-Romagna. Le indagini della Guardia di Finanza coinvolgono un totale di 17 persone per episodi diversi scoperti nell'ambito degli accertamenti partiti dal filone principale. Le altre ipotesi di reato formulate sono peculato e autoriciclaggio, truffa, abusivismo edilizio, indebita percezione di erogazioni pubbliche derivanti dal cosiddetto sisma bonus acquisti. I tre indagati principali sono accusati di aver esercitato pressioni per pilotare l'appalto per l'efficientamento energetico della città di Cassino. Fu a dicembre del 2020 il sindaco Enzo Salera, in consiglio comunale, a denunciare le presunte ingerenze esterne subite dalla sua maggioranza.